Sono abbastanza soddisfatto di come sta andando il dibattito, nel senso che il risultato che volevamo raggiungere in gran parte sta venendo fuori in tutta la sua, diciamo, valenza. Si è detto che in effetti mancano riferimenti strategici, è venuto fuori che in effetti la Regione non ha fatto quello che doveva fare, sarebbe ora che faccia questo progetto speciale per il cratere, nella quale va a risolvere i grandi problemi di connessione tra i comuni, del cratere, di intercomunalità, sia a livello produttivo che di infrastrutture. E quella è la prima grande carenza, perché il comune dell'Aquila, col suo piano strategico, non l'ha risolto. L'altra grande questione, secondo me, è quella che ho sentito, no? Un certo linguaggio, voi avete sentito l'armatura urbana, il sistema della conoscenza, e ancora evocato il piano strutturale. Di fatto c'è un dibattito che secondo me è in parte deviato e deviante, nel senso che puntano dei ragionamenti su un quadro normativo che non è quello che lo asseconda. Quel quadro normativo che doveva assecondare il piano strutturale, il piano strategico e l'urbanistica a grandi linee, dopodiché andiamo alla contrattazione punto punto sulle vicende immobiliari, non è passato. Noi abbiamo ancora la legge 18 dell'83, la 70 del 95. Quelle sono le procedure e quello bisogna fare, altrimenti si fanno azioni illegittime che non hanno forza e che rischiano, come è successo a Valle Bretaere, come succederà su tutti, che non avendo valenze e cogenze urbanistiche, non avendo riferimenti normativi, non diventano impraticabili, diventano pure elucubrazioni intellettuali che un sindaco più o meno saggio, più o meno fa, e porta al baratro l'amministrazione. Non dà risposte concrete, non dà risposte praticabili e soprattutto non risolve le urgenze di questo territorio. Quindi stiamo attenti a questo linguaggio, perché l'armatura urbana non esiste. Se c'è una debolezza della pubblica amministrazione per realizzare gli standard, c'è ancora una debolezza maggiore per fare un progetto plano volumetrico con indici, dove io vado a far realizzare la Manhattan dell'Aquila, no? Tra connessioni, questa cosa a parte l'abbiamo combattuta da tempo, ma non è praticabile proprio. Si è dimostrato il fallimento di alcune indicazioni in tal senso in Lombardia e anche in Toscana. Vi porterò qui i referenti di questi discorsi che hanno gestito, vi dimostreranno parole alla mano, esperienza alla mano, che questa ventata di vision urbanistica nazionale sta venendo meno di fronte a due questioni fondamentali: il fallimento dell'immobiliarismo, l'eccessivo consumo del suolo, no? La crisi ecologica e la crisi immobiliare, la bolla immobiliare. Noi abbiamo troppe case in Italia e all'Aquila abbiamo 18.000 vani in più, 18.000 abitazioni in più di quelle che dovremmo avere. Quindi ho visto che avete concertato già i 10.000 alloggi, però no, però è un dato che non è praticabile. Cari signori, qua ci sarà fallimento immobiliare, crolleranno i fitti, crolleranno perché di residenzialità ne abbiamo anche troppo. E purtroppo questa amministrazione continua a fare ancora gli articoli 51, sconciate le varianti per fare edilizia popolare, e quello è il dato di fondo. Non c'è più spazio per l'immobiliare, è la storia che oramai. Ecco perché io ho chiamato un ecologo, un biologo, vorrei chiamare un agronomo per dire che cosa è successo al nostro territorio agricolo. Sono quelle le nuove voci dell'urbanistica attuale, e questa interdisciplinarità non si può risolvere tutto con la valutazione. La valutazione, cari signori, è quel disastro che sta combinando la Regione con gente incompetente, con ufficio valutazione impatto ambientale, valutazione incidenza e VAS, dove passa di tutto, dal megalò all'utilizzazione della costa teatina. Quindi non è quella che garantisce, è la esplicitazione degli obiettivi, è la condivisione con la società, il riconoscimento delle esigenze. Quelle sono le cose vere di un territorio, di una società. Non è la valutazione, è la conoscenza. A proposito di conoscenza che va validata, vi vorrei semplicemente ricordare che su questo territorio esiste un piano regionale basistico vigente e cogente, rispetto al quale non si sono potuti muovere né Monte Greco, né l'operazione Mulino Taranta, né Palimpianti, perché ci sta, quella è una vera invariante, quella è stata validata all'unanimità dal Consiglio regionale e in gran parte recepita dai comuni.
No, c'è il PAI, c'è il piano alluvioni, c'è il piano frane, ed è arrivata la microzonazione sismica, quindi le invarianze sono state normate dai soggetti competenti e hanno una forza normativa, una cogenza che ve la sognate con gli statuti dei luoghi che il buon Fontana ha finanziato pure a Pesco Maggiore. Mi vede a dire, per acquistare clientela su questo linguaggio, su questo modo di ragionare e sull'elusione dei temi di fondo dell'urbanistica. Quindi è questa la questione. Allora noi abbiamo dei problemi veri. Caro Daniele, parlo a te perché sei un amico e so la tua onestà e la tua anche lungimiranza e come fai sforzi per riportare all'urbanistica, all'urbanistica pubblica tutte le... Ma la famosa delibera delle zone bianche che avevamo detto e ne abbiamo discusso tanto, che era, che dissi io che non c'è subito, ma questa è la delibera elettorale. No, 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 questa nuova la delibera delle zone bianche che concedeva il 50% a un indice di 0,15, mi pare, no, 0,06, 0,06, 0,08 poi. E a me andava benissimo, se l'avessero fatta io, bravo Ciavelli, andavo lì con la manifestazione, con la mia, e dicevo, hai fatto, ma non è vero, perché sulle aree, sulle zone bianche, sugli standard, se li stanno a prendere da 20 anni, se li sono venduti tutti, e lì vanno dati indici altissimi. Tutti se vorrebbero appoggiare sulla delibera del commissario Tacchida di Rivera che gli ha dato 0,60, cioè 18,50 euro qua. 0,65. Vabbè, 0,60. Quindi capite, quello è il parametro. E che sta facendo il comune? Non adotta la delibera per consentire ai clienti di andare al TAR e di vincere ancora, e quindi facendo un danno al territorio e al bilancio pubblico, cari signori. E questa è la cosa. Quindi la delibera sulle zone bianche la dovete adottare domani mattina. Quella è la prima cosa. E se insieme a quella ci mettete pure una rilettura rapida di questo territorio, dei cambiamenti fisici che sono avvenuti con i MAP, con il piano case, con i MUSP, con la variante sud che si fa non si fa, con il problema dello svincolo di Monticchio, di Cese di Preturo, c'è un riassetto viario che deve rincorrere quello che è avvenuto in questo disastro di fase transitoria. Questa rilettura non è che devo aspettare la grande variante, che come vedete, no? Avevamo ragione, l'aveva scritto lo stesso Di Stefano nella sua relazione che tra 5 anni sarebbe approdata. Ma d'altronde, se deve fare tutte quelle letture, deve fare l'armatura urbana, la condivisione sussidiaria, trasversale, bene, è processo lungo. Nel frattempo, che facciamo? I progetti che arrivano, però, non li possiamo rifiutare. Allora, c'è una cattiva coscienza, c'è un disegno strategico, ma al contrario, da furbo, di dire: ma io intanto che facciamo la variante, che era cos'è, guai la variante speditiva subito, immediata che prendevamo noi, no. Invece quella bisogna fare, e quella si può fare a 120-180 giorni, da gente seria, con trasparenza, e si porta in piazza. E noi li aiuteremo a dire le zone bianche non si toccano, perché le zone bianche devi aggiungere uno standard aggiuntivo, che sono le zone per l'emergenza, che il buon Riga aveva bleffato. Dove ci manda nell'emergenza? Ci manda nei parcheggi attuali, nelle zone commerciali, nelle zone attrezzate a parco e nelle zone sportive. Cioè noi per poterci, se capite il terremoto, dobbiamo rifasciare tutto quello che non abbiamo fatto, gli standard realizzati, i pochi standard realizzati, e rimettere le tende, perché non abbiamo ancora un'area attrezzata all'uomo. A 4 anni dal terremoto, questo è uno scandalo pubblico e quello è uno standard aggiuntivo. Non lo puoi mettere negli standard del vecchio piano. Sono standard aggiuntivi, quindi di quei 60 metri quadri per abitante, in 20 metri quadri per abitante, servono proprio a questo, a realizzare le aree per l'emergenza. Dove posso scappare, dove posso, devo mettere la tenda, dove ci trovo la luce, il gas e i bagni. Queste sono le aree per l'emergenza. Non una cartina colorata con le indicazioni condivise con le... Vanno in variante al piano le aree per l'emergenza, costituiscono questa variante di assestamento e di salvaguardia, sono anche esse una esplicitazione chiara, ma che può essere fatta subito. Può essere fatta subito e deve essere cartografata e deve seguirci una procedura. E sulle zone agricole, la devastazione dei 3-4 mila non lo sa nessuno il numero, quindi andrebbe fatto per esempio un volo, per cui un volo su questo territorio ce l'ha la regione, se gli serve al comune dell'Aquila, va dall'ingegner Lomi, gli do l'indirizzo e si fa dare il volo aggiornato al 2011, quindi
con tutti gli abusi, con tutte le devastazioni del piano casa, del MUSPI, e su quello si ragiona, e su quello si fa la variante di assestamento. Io quello non posso aspettare i tempi lunghi, devo dire quali sono le cose indispensabili, devo dare una dritta alla variante su di lei. Caro signore, dato che è cambiata la realtà, non devi più sboccare a danno, non devi passare vicino a donna, probabilmente puoi recuperare la strada per Fossa, la strada per Monticchio con alcuni cavallotti, perché il territorio è stato devastato, è stato trasformato, quindi sono queste le cose che vanno dette, no? E quindi, e c'è poi, parlavo già l'altra volta delle aree industriali viste nel loro insieme, un progetto di riqualificazione e aggiornamento e anche potenziamento delle zone, passa per una infrastrutturazione delle stesse, passa per un programma creazione di energie, di energie alternative, quindi pannelli solari a non finire con l'industria, la cablatura delle aree, cioè va fatta, è quella che potrebbe evocare qualche domanda dall'esterno, non altro. Lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti solidi in quelle zone che, dove abbiamo saputo la rapita, non sappiamo, nessuno sa di dove, come, di quando scarica la Sanofi Aventis. È questo territorio che va monitorato, questo va monitorato, va messo a regime, vanno modificate e recuperate queste zone e va riqualificato, nel senso con la cablandolo, mettendo pannelli fotovoltaici su parcheggi e su capannoni, intestendo la rete e potenziando l'altra grande infrastruttura. Io non vedo un progetto attuativo, perché dobbiamo aspettare la variante quinquennale o decennale a lungo, che non verrà mai fatta, perché non essendoci più interessi immobiliari, anche per quello, la variante non si è fatta perché... è meglio la deroga, è meglio di nascosto, è meglio che ti metto una zona alluvionale, te la schiaffo come programma alternativo alle case di San Bernardino e tu me la passi, facciamo parapatte e pace, poi te porto Valimpianti, poi te porto Castello Rivera, poi te porto Baratteni, e caso caso è meglio, no? Perché mi devo esplicitare gli obiettivi di questo comune quando posso contrattare caso per caso, no? E invece noi vogliamo proprio questa organicità di visione, noi vogliamo che questi grandi problemi, alcune cose vengano fatte con la massima trasparenza, alcuni grandi obiettivi, alcune letture vengano immediatamente rese pubbliche. E quindi ci sia questo quadro più certo, che sono la variante di salvaguardia e di assestamento. Dopodiché, come diceva il buon professor Pari, è chiaro che la pianificazione è un processo di piano, è chiaro la cosa buona è che ci vuole un ufficio di piano autorevole con delle consulenze esterne, con un aperto al pubblico, la famosa forum della pianificazione che noi pretendiamo da tempo, dove noi in una sala come questa ci sta il buon Fabrizi, la Chiara Santoro, Daniele Ecco, andiamo a rompere le palle tutti i giorni, no? A chiedere informazioni, perché ci dobbiamo inventare noi le forme di partecipazione, o ci devono costringere a mettere le crocette alle domandine come ha fatto l'Ocse e come hanno fatto col piano strategico, che volete, dove andate, chi siete e da dove venite, ma che queste sono cose che sono perculative, come quella è un aggettivo che le qualifica bene. Noi dobbiamo ragionare alle cose serie, vogliamo ragionare di questi parcheggi alla piazza, vogliamo ragionare della soluzione di Piazza d'Arti, che non è una scheda che è planata, caro Daniele, quella è conquistata con tanto di comitato, conforme al piano, pienamente, condivisa con la popolazione, con l'ingegnere D'Angelo del Consiglio di Frazione, e l'abbiamo voluta con i denti, perché lì c'era il business park. Ci voleva fare un buon anni, eppure poi c'è l'ente questa cosa della manatta nelle piazza d'armi, quindi ma gli dovete dire questa visione così piena di mezzi lunghi è finita, perché altrimenti se fanno male tutti i giorni, perché su queste singole partite che lui pensa di portare una alla volta, noi siamo già pronti, siamo preparati, gli abbiamo fatto brucio prima che parla. Perché lui ha questi cazzo di bigliettini in saccoccia e quando arrivano loro, Riga Caccese e Quigliardo Caccese, Lombardi pure gli vecchi, è un gioco al massacro questo, perché questo porta a un ampliamento continuo delle previsioni sindacali, perché queste partitelle, queste promesse elettorali non possono essere più mantenute. Ma se non c'è questa forza, la forza del piano pubblico, da che cosa viene? Dal fatto che l'89% della popolazione non è interessata alle partite immobiliari. Questo equivoco che il piano si è fatto, non si può fare, piano pubblico non si può fare, è il movimento espropriato, guarda, c'è esagerata, porca puttana. Loro ci stanno in momento, la terra va, 150-200 euro per quadro, li portano alla banca, come dice Properzi, e quello gli dà finanziamenti sulla promessa di edificazione, è questo che ha condizionato e ha rovinato l'acqua.
E questa è la vera partita. Ma oggi per fortuna si sono fatte la domanda su, si sono fatti fare 15.000 noci da Berlusconi, date 4.000 casette abusive, più i MUP, i MAP. Quindi se sono accisi da soli, perché non c'è mercato. Quindi la città delle vendette, la città delle seconde case, non ha più senso. Quindi questo autogol se lo sono fatto, noi dobbiamo pretendere che vengano esplicitati gli obiettivi pubblici. E il primo che deve essere esplicitato è le zone bianche. Quella delle varianti di assestamento al territorio perché è cambiato, e quello immediatamente ci dovete dire quali sono. Non dobbiamo organizzare il comitato di Cese, il comitato di Asterci, il comitato di Monticchio per farci fare una strada. Ragionate organicamente, perché la soluzione di Monticchio, quella di Cese, quella di Pentino, quella di San Gregorio, vanno viste organicamente. Questo è il salto di qualità, è la visione completa. Ma questa noi dobbiamo pretendere la carta dei luoghi e dei paesaggi per fare questo, perché purtroppo le varianti ve ne abbiamo piazzate tante e stiamo lì a farvele rispettare nonostante il gioco delle parti. Quindi la conoscenza è più che sofisticata, è più che autorevole, è più che consolidata, no? Ci sono altri vincoli che volete mettere voi, integrate. Il comune dice no, alla piana alluvionale di Monticchio, zona agricola rispetto a solo, demoliamo tutto quello che ci sta sopra, così non servono le due casse di espansione di Coio, no? Non dobbiamo mettere in sicurezza niente, se quella lì diventa zona alluvionale è bello che è fatto. Quindi queste sono le cose, quindi i manufatti in precario è l'altra grande questione, lì va esplicitato, perché vedi, ci sta buon, come si chiama, il consigliere, quello che si è ricomprata subito, io gli ho data l'idea che erano circa 3.000, per cui 3 componenti a famiglia sono 900.000 punti, quindi ci hanno fatto a gara, no? Ci penso io, questo non si sana tutto, addirittura fatta fare una legge illegittima, ha detto lui, come si chiama quello? Tinari. Ha detto no, la legifera della regione, gli da Giuliano si è fatto scrivere anche il bigliettino, qualche cosa. La competenza urbanistica è del comune, non si può sanare niente se non passa per il comune, se non è conforme all'urbanistica vigente. Quindi alle favolette che vi vanno raccontando, ci penso io, non ti preoccupare, mi ha detto Giuliano, sono cazzate emerite, perché ancora lì vige la legge urbanistica che dice, titolo 7 della 18, nelle zone agricole non sono trasformabili ad altro uso. Prima questione. E il piano TEA, giustamente diceva Daniele Lungimirante, con i 30.000 metri quadri, con lo ha tutelato, e sto cazzo di delibera per 36 mesi che ha devastato quel territorio. Se noi avevamo la piana agricola bella e irrigua e da poter finalmente recuperare, perché è un'area dove non si spreca poca acqua, che c'è la falda freatica affiorante, quindi là è fertile di per sé, e quella era proibita trasformata. Oggi ci abbiamo fatto 1.500, 2.000, 3.000 casette abusive. Su queste dobbiamo dire che rimangono imprecate. Noi non andiamo lì a urbanizzarle a spese nostre, non andiamo lì a contaminarle con le fosse nere che ci stanno a cercare di razionalizzarle. Quelle rimangono così. La gente, se ha la E, rientra, appena fatto, rientra a casa sua. Quindi questa non va persa questa parentesi della sanatoria indiscriminata ed estensiva. Questo sarebbe un danno devastante. E quelle che sono in zona a rischio idraulico, come ce ne sono tante, che è la prima circolare, quelle probabilmente sono destinate a scomparire, perché la zona agricola a rischio idraulico 4 del piano è pure piccola, l'hanno fatta già ridotta, ma è quella vera, è molto più ampia, piglia quasi tutta la piana. Quindi non è, e ci sono poi il fosso di San Giuliano, e ci sta poi il fosso del Raiale che porta un'altra, quindi sono proprio quelle le zone a rischio, ma non tanto per il Raio o per le casse espansione di Sassa o quella di Sant'Elia. Quelle non servono e non sono funzionali, anche qui apriremo questo dibattito, se questo insistono, pare ultimamente non li sento più, ma ci sono chi le ha fatte questa cassa espansione in Trentino e in Veneto, e chi ne ha vista la realizzazione, e chi ne ha constatato anche l'inutilità. Quindi questo territorio secondo me va tutelato, e in tal senso appunto auspico che il prossimo relatore, che è una voce anomala, perché fino a ora abbiamo parlato solo quelli che si intendono di edilizia urbanistica, cioè quelli che cercano di assecondare la rendita immobiliare, e ora che cominciano a parlare ecologi, agronomi, gente che del territorio, no, soprattutto il binomio da Jacopone Provenza.